rupi calcaree soprattutto ne trovate tanto. Cosa si mangia del finocchio marino? Le cimette tenere, le foglioline tenere. Non è un'ottima pianta, non è proprio saporita, ha un sapore un po' amarognolo e un po' salato. Perché usate? Perché è ricca di vitamina C. Ed era molto consumata in passato, addirittura in passato la stavano facendo estinguere. Perché? Quando c'era carenza di vitamina C nei naviganti, quelli là che andavano per mare, di solito sulle navi si faceva scolto di questa pianta sotto sale o sotto aceto, proprio come si fa con i capperi, si conserva. E dato che era ricca di vitamina C, ti preveniva un pochettino da quella famosa malattia che è lo scorbuto, che ormai è sparito, che è dovuto proprio ad una carenza di vitamina C. Oggi per cosa si usa? Si usa ad esempio per fare qualche salsetta aperitivo, perché avendo questo sapore un po' amarognolo, diciamo, ti stimola l'appetito. Oppure si mette a piccoli pezzetti in un'insalata mista che ti dà quel sapore caratteristico. Quindi ma non il fiore? No. Le foglioline tenere e le cimette. Il fiore no, si chiama finocchio marino semplicemente perché se voi guardate il fiore è molto simile a quello che fa il finocchio. Sì, terribile. Ma è diverso dal finocchietto che ci avete fatto vedere l'altra volta, vero? Sì, un'altra pianta. Poi lo vediamo il finocchio. Questo è il finocchio marino, ve l'ho detto, si chiama semplicemente finocchio marino perché c'è una somiglianza con il... Eccolo qua. C'è una somiglianza tra i due fiori. Sì, nel frattempo non c'è l'odore, sì, siamo in perfetto là. Continuando, questa l'abbiamo vista l'altra volta, ancora una pianta rupicola, facile da riconoscere e molto usata negli erbaggi, soprattutto nelle zuppe, nelle minestre e la grattalingua, aree calde, oppure la caccialepre, la chiamano come volete. Ce n'è tanta, è una delle più famose e facili da riconoscere. Ha il fiore giallo? Sì, è un fiore giallo, come lo vedete, poi che vi arriva, la vedete. Pure qua il sapore non è proprio eccellente, però in una zuppa di erbe con una minestra maritata, un piccolo mazzetto di cose, delle cimette tenere, delle foglioline tenere, di questa ci sta bene, da quel gusto selvatico. Quindi questa è un'altra pianta che troverete dappertutto ed è molto molto usata in ambito alimurgico. Perché si chiama grattalingua? Grattalingua perché quel sapore un pochettino, almeno per quello che so io, ha un pochettino un sapore caratteristico che ti lascia un po' di, diciamo, la lingua lunga. Ma non brucia, no? No, assolutamente no. Sì, perché appartiene a quel gruppo di famiglie che abbiamo visto l'altra volta. Ti ricordi come si chiamava? L'ha visto. Perché ci hanno ricordato quello che sembra un fiore, come vi ho detto l'altra volta. Ognuno di questi petali è un fiore, sono fiori come dicevo ligulati e poi quindi tutti questi fiorellini si mettono insieme e formano il capolino e simulano un unico grande fiore che attira gli insetti che fungono da impollinatori. Praticamente è come se fosse una società di fiori, una cooperativa di fiori. Esatto. Alcuni fingono di essere petali, quindi sono sterili, alcuni sono fertili, stanno al centro. Quindi l'insetto arriva, prende quello che devo prendere, che solitamente è il polline, e lascia il polline dell'altro fiore, funge da impollinatore. Un'altra pianta che può essere usata, io qua ve lo dico, sempre a livello comunicativo, vi invito a non strapparla questa dal buco. Se proprio vi venisse in testa in un libro trovate che si può consumare l'ombelico di Venere, è vero, però cosa? Da qualche fogliolina, è una pianta succosa. Qualche fogliolina in insalata, non è che se voi dovete leggere in un libro che l'ombelico di Venere andate a strappare l'intera pianta e poi ne buttate. Quindi se proprio vi viene lo sfizio di provarle, che fate? Andate a staccare una fogliolina o due e le mettete nella insalata, vi dà quel sapore caratteristico. Perché si chiama ombelico di Venere? Perché la forma ombelicare della foglia, a qualcuno ha suggerito che fosse proprio l'ombelico della bella Venere. Poco sicuri. Ora siamo praticamente